Me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram e quindi ho deciso di dedicarci un video per esprimere il mio parere. Ovviamente l'ennesima ciliegina sulla torta di un'altra stagione fallimentare per la Ferrari. Non prendiamoci in giro, sì, Leclerc, Vettel hanno accumulato parecchi punti, ma alla fine non si vince assolutamente nulla. Dal 2007, ciao bella a tutti da me. Proprio stamattina mi stavo a riguardare come vinse il mondiale Kimi Raikkonen, 110 punti contro 109 Alonso, 109 Hamilton. All'ultima gara tra i due litiganti il terzo gode, una cosa di quelle esagerate. Vi ricordate Hamilton e Alonso? Hamilton, se non mi ricordo male, addirittura esordiente in Formula 1. E Alonso che, vabbè, McLaren, insomma, una cosa di quelle pazze, vabbè, ma comunque, vecchi ricordi e va bene. Parliamo di quel che è successo nel GP del Brasile, torniamo alla realtà dei fatti, quindi al giorno d'oggi. Ieri, GP del Brasile, a 4 giri dal termine, c'era una lotta tra Leclerc e Vettel. Possono esistere le lotte, ovviamente, anche tra compagni di scuderia, perché se no sarebbe veramente una palla di quelle pazzesche. Leclerc, scusatemi, sorpassa Sebastian Vettel a 4 giri dal termine. Vettel non ci sta, ragazzi. Sulla destra di Leclerc lo affianca, tenta di sorpassarlo e a quel punto, ragazzi miei, che cosa succede? Succede che arriva il contatto. Contatto che butta fuori entrambi, gomma forata per entrambi fuori dalla gara, 4 giri dal termine, lo ripeto. Riguardando attentamente le immagini, le ho riguardate una quindicina di volte, se non anche più, si nota che Leclerc va dritto per dritto e a un certo punto, ragazzi, mentre sta, Sebastian Vettel fa leggermente con lo sterzo verso la sinistra, quel tanto che basta per far avvenire il contatto, contatto che risulterà, ahimè, decisivo e quindi 0 punti per entrambi. Ma io dico no, ripeto, io sono d'accordissimo con la competitività tra piloti, altrimenti non avrebbe senso la Formula 1. Dire no, deve rimanere dietro, non deve superarlo perché è così. No, ragazzi, la competitività deve assolutamente esistere. Però era una cosa che potevano tranquillamente evitare. A sto giro è Vettel che ha sbagliato. È inutile che dice no, perché io, che cosa ha fatto Leclerc? Sei andato tu verso di lui. Di poco, non è che te ci sei proprio montato addosso, però insomma, di poco, quel tanto che basta per far avvenire il contatto. Di conseguenza, ci sta poco da dire. Hai sbagliato e lo devi ammettere. Quando uno è competitivo, ragazzi, ti ha appena superato, non ci stai perché comunque tu stai in Ferrari da parecchio. Lui comunque è esordiente, sta facendo praticamente i tuoi stessi risultati, se non anche meglio, perché attualmente con una gara al termine del campionato di Formula 1 c'ha 19 punti in più di te. È ovvio che te parte la brocca e magari potresti non essere stato completamente lucido in quel momento. Ma io fossi in te, ammetterei l'errore che hai fatto. Dici, ragazzi, vi chiedo scusa, non è stata una cosa di un attimo e l'ho toccato leggermente, mi prendo le mie responsabilità, chiedo scusa e finisce là la storia. Ma no che te metti a fa, no, perché io che è successo, che ha fatto, de qua, de là. Le immagini sono abbastanza chiare, non credo siano interpretabili in maniera differente. Poi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Per il prossimo anno c'è qualcuno che sta vociferando. Si dice che probabilmente uno dei due potrebbe andare. Vi ricordate proprio, manca a farla apposta, 2007 Hamilton e Fernando Alonso, ragazzi, insieme due piloti del genere non si prendono. Chi lo sa che non stiamo rivivendo proprio quei momenti e quelle situazioni? Dovesse partire uno dei due, guardando l'età di Leclerc, è un mio parere personale, però mi sento di dire che quello che potrebbe partire più facilmente, secondo me, è proprio il tedesco in favore del Monegasco, quindi Monegasco che potrebbe restare in Ferrari. Poi chi lo sa, magari la prossima stagione entrambi continueranno a correre per la Ferrari, ma deve cambiare qualcosa all'interno della scuderia e non solo tra i piloti, ma anche in generale proprio all'interno della scuderia, perché ne hanno perdi, perché hanno sbagliato strategia ai box 4 o 5 volte e perdi una baracca di punti. E un altro anno è colpa dei piloti che si infrociano tra di loro, e un altro anno è la sfortuna, la sfiga perché scocci quello, quello e quell'altro.
Se ne può più, un tifoso della Ferrari vuole vedere la Ferrari tornare ad essere altamente competitiva. Poi magari il mondiale non lo vinci comunque, ma vogliamo vedere una Ferrari che fino alla fine se la lotta per la prima posizione in classifica. Quindi bisogna fare un cambio generazionale, secondo me, anche un cambio de mentalità è importantissimo. Poi è ovvio che i piloti ci arrivano fino a un certo punto, lo sviluppo della macchina è importantissimo, è importantissimo. Se la macchina non c'è, il pilota più di tanto non può fare, quindi è ovvio che è soprattutto una questione di sviluppo della macchina, di risorse e di tantissime altre cose. Ma i piloti, quando vengono messi in pista, entrambi della scuderia devono dare del loro meglio, non si devono ficcare i bastoni tra le ruote tra di loro. Questo è come ho interpretato io l'atteggiamento di Sebastian Vettel nei confronti delle Leclerc. Stimo tantissimo Sebastian Vettel, però se uno sbaglia è giusto che lo faccio notare. Detto questo, secondo voi, sondaggi in alto a destra, ha sbagliato Vettel o la colpa di questo doppio ritiro è al 50%? Lo ripeto, da tifoso della Ferrari fa male vedere due piloti a 4 giri dalla fine che stanno a lottare al quarto posto. Non è che dici, oh, potevi andare a primo, c'è posta la bagarra, la cattiveria agonistica, se toccano, se buttano fuori entrambi, è andata così, te sta a giocare niente. Il mondiale è già bello che è andato perché lo ha vinto Lewis Hamilton, quarto e quinto posto. Ma che cazzo te cambia se arrivi quarto o quinto? Va bene lottare, però ti metti a fare cose, cioè, in tutti i modi, non deve passare assolutamente, mi sembra veramente. Dobbiamo migliorare. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Il vostro parere qui sotto nei commenti. Sperando che il prossimo anno sia, diciamo sempre così ormai dal 2007, sperando che il prossimo anno sia l'anno buono per la Ferrari. Tutti gli anni, bene o male, vediamo sempre le stesse cose. La Ferrari merita tanto perché negli anni è stata una scuderia vincente, una delle scuderie più importanti della storia. Vogliamo rivederla tornare a quei livelli, ma tutti devono cambiare atteggiamento all'interno della scuderia. Questo è il mio pensiero. Ciao.